No, quello dell'Ansa, se no succede in macello. È frutto di una lunga mediazione. Come lei può capire? La prossima volta ricordatevi anche che ho qualche foglietto. Va bene, buonasera a tutti, scusatemi per il ritardo. Giornate tutte complesse, però penso che fosse necessario fare un primo commento di queste elezioni amministrative, sulle quali chiaramente non nascondo la soddisfazione di Fratelli d'Italia. Credo che il primo turno di queste elezioni amministrative ci abbia regalato diverse soddisfazioni. Penso che al netto di tutto si debba partire dal fatto che il centrodestra si afferma in queste elezioni amministrative. Ora, durante la campagna elettorale ho sentito qualcuno dell'altra parte dire: chi vince queste elezioni amministrative vince le politiche. Non so se sia così e mi chiedo se oggi rifarebbero questa stessa dichiarazione, ma sicuramente il centrodestra esce vincitore al primo turno di queste elezioni amministrative. Come sapete, vinciamo al primo turno a Palermo, una città che era governata dalla sinistra. Vinciamo al primo turno Genova, confermiamo molte amministrazioni, tra cui L'Aquila, Pistoia, Rieti, di città importanti che vanno al voto. Chiaramente lavoreremo nelle prossime due settimane con i ballottaggi per cercare di completare il quadro nel migliore dei modi, ma mi pare insomma che questa tornata si chiuda con una affermazione, insomma con un risultato che io considero importante, che considero anche offra alcune indicazioni, ecco, ai avvisi ai naviganti. In primo luogo mi pare che arrivi una indicazione chiara dagli elettori di centrodestra, che chiaramente vogliono una coalizione unita, ma che vogliono anche una coalizione che sia chiaramente alternativa alla sinistra. In queste elezioni amministrative io vedo, diciamo, configurarsi ancora di più di quanto l'abbia visto in passato, un ritorno a un sano bipolarismo, un sano sistema di alternanze, e chiaramente perché l'alternanza sia credibile il centrodestra non deve essere un divago, deve avere una posizione chiara, compatta, alternativa ai suoi avversari, perché questo ci chiedono i cittadini. E mi pare che il dato di Fratelli d'Italia all'interno della coalizione di centrodestra, che come sapete cresce orizzontalmente praticamente in tutte le città al voto, in alcuni casi con dati che sono estremamente significativi, insomma, ho visto passaggi dal 2 al 18%, tra cui le ultime e le passate elezioni amministrative. Però sicuramente, insomma, il fatto che oggi Fratelli d'Italia in moltissime amministrazioni, in moltissime città, sia la forza traino del centrodestra, secondo me è anche un'indicazione sulla chiarezza del posizionamento che il partito ha portato avanti, e anche sul lavoro che abbiamo fatto, del quale io sono molto fiera, per aiutare la compattezza del centrodestra da una parte, ma dall'altra anche per offrire le migliori soluzioni possibili per i cittadini di queste città. Penso ad esempio al caso di Palermo. A Palermo noi abbiamo fatto un passo indietro, diciamo una scelta d'amore, convergendo per primi sul candidato, sulla Galla, che poi insomma, come sapete, si è dimostrato un candidato estremamente competitivo e vincente, perché sapevamo che il candidato, diciamo che poteva essere il candidato più competitivo. Oggi, se il centrodestra ha un sindaco eletto al primo turno a Palermo, lo si deve a quella scelta di Fratelli d'Italia, che poi è stata considerata anche dagli altri la scelta migliore da fare. Quindi credo che questa sia l'indicazione che arriva dai nostri elettori. Credo che questo dovrebbe, diciamo, definitivamente far dissuadere chiunque, anche nel centrodestra, dovesse ancora ragionare in termini di legge proporzionale, del fatto che invece noi dobbiamo continuare a difendere un sano sistema, diciamo, maggioritario, il più possibile maggioritario, un sano sistema bipolare, credo che insomma la responsabilità, la chiarezza, la serietà, la dedizione dimostrate da Fratelli d'Italia siano un elemento del quale dobbiamo andare fieri, e che i cittadini hanno riconosciuto.
E l'altra cosa della quale io vado molto fiera è che i sindaci di Fratelli d'Italia, molti sindaci uscenti di Fratelli d'Italia, vengono riconfermati al primo turno. Viene riconfermato al primo turno il sindaco dell'Aquila Luigi Biondi, viene riconfermato al primo turno il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, in una città che storicamente insomma non è una città di centrodestra. La vittoria di Alessandro Tomasi 5 anni fa era un fatto storico, perché era la prima volta che il centrodestra vinceva a Pistoia, e credo che la riconferma al primo turno dopo 5 anni ci dica qualcosa di importante. Così come voglio accendere i riflettori sul dato di Rieti, dove Daniele Sinibaldi, esponente anche egli di Fratelli d'Italia, già vice sindaco della precedente amministrazione, candidato sindaco, vince anche lui al primo turno. E questo smonta un racconto che abbiamo sentito fare tante volte dai nostri avversari, cioè il racconto secondo il quale Fratelli d'Italia sarebbe inadeguato a governare perché non ha una classe dirigente capace, perché poi alla prova dei fatti mi pare che la classe dirigente capace la abbiamo, e come, atteso che i nostri sindaci vengono in moltissimi casi riconfermati e riconfermati al primo turno. Chiaramente lavoriamo per la riconferma, lavoreremo le prossime 2 settimane anche per la riconferma di Federico Sguarina a Verona. Ci sono altri ovviamente candidati sindaci che sono al ballottaggio, e mi pare che il centrodestra sia competitivo praticamente in tutte le amministrazioni, in tutte le città che vanno al ballottaggio, e ovviamente insomma faremo il consultivo definitivo tra 2 settimane. Mi pare che però appunto insomma si Fratelli d'Italia si confermi, il centrodestra si confermi assolutamente competitivo sia nel governo delle città sia per le prossime elezioni politiche, soprattutto se si dimostra compatto e si dimostra chiaro. Mi pare che qualche problema in più ce l'abbia l'altra metà campo, dove io penso non si possa non notare la diciamo enorme come posso dire, insomma, l'enorme calo di consenso del Movimento 5 Stelle, che non raggiunge la doppia cifra praticamente da nessuna parte, neanche dove probabilmente confidavano nella loro intelligentissima proposta del reddito di cittadinanza. Mi pare che il Movimento 5 Stelle, anche dove cerca di fare operazioni di novità, penso al caso di Rieti, dove non si candida come Movimento 5 Stelle ma si candida con la lista Conte, l'ultimo dato che ho visto va dato allo 0,35, ma confido che migliorerà. Però mi pare che anche nel caso in cui si volesse cambiare pelle la situazione è abbastanza compromessa. Perché lo dico? Lo dico perché forse bisognerebbe interrogarsi sul fatto che noi abbiamo nell'attuale Parlamento la forza principale che sostiene il governo Draghi, che non esiste più nella nazione, e io credo che questo sia un tema sul quale occorre interrogarsi, a maggior ragione perché questo governo non sta dando le risposte che ci si aspettava, a maggior ragione perché oltre il fatto che il governo non sta dando le risposte necessarie, mi pare che anche questa autorevolezza di Mario Draghi, tanto sbandierata perché ci avrebbe aiutato sulle dinamiche internazionali, ci avrebbe aiutato con la sua credibilità a tenere a bada i mercati, con lo spread di queste ore non mi pare che anche questo dato sia più sostenibile. E quindi io credo che a maggior ragione, mi avete chiesto tante volte durante la campagna elettorale, queste elezioni amministrative avranno un riflesso sulla politica nazionale. Io credo che il riflesso che queste elezioni amministrative hanno sulla politica nazionale che ci deve interrogare se sia davvero il caso di continuare a tenere in piedi il governo Draghi e questo Parlamento. E questo lo dico tanto ovviamente ai miei alleati del centrodestra, ma diciamo come fatto di responsabilità lo dico a tutti i partiti italiani, perché non si può far finta di non vedere che c'è un governo che fa scelte molto importanti che decidono il destino delle persone, sostenuto da una maggioranza che ormai rappresenta poca gente o che comunque è distante anni luce dalla realtà che noi viviamo nella nazione. Poiché io credo ancora nel valore della democrazia, mi permetto di porre questa questione. Temo che diciamo non verrà accolta particolarmente dalla sinistra. Ho visto che il Partito Democratico, che chiaramente adesso non può più neanche dire che non abbiamo la classe dirigente, ha ricominciato con la storia dell'impresentabilità, che è la loro diciamo coperta di Linus quando non sanno che dire, e quindi il PD è preoccupato dalla crescita dei Fratelli d'Italia, e credo
lo capisco, bene, però insomma, mi pare che questo tentativo sempre di sbandierare l'uomo nero non abbia funzionato in passato e non funzionerà in futuro, per cui richiamo anche loro a un confronto serio nel merito dei problemi di questa nazione, delle sue possibili soluzioni, perché le stupidaggini la gente non se le beve più. Un'ultima annotazione ve la faccio sul tema del referendum e poi mi taccio e chiaramente se avete delle domande sono qui per voi. Non sto parlando dei dati, delle liste, perché chiaramente sono ancora parziali e quindi aspettiamo di avere i dati definitivi per parlare meglio di qual è stata la crescita di Fratelli d'Italia in queste elezioni amministrative, ne parleremo nelle prossime ore. Sul referendum, chiaramente ci dispiace molto che il referendum non abbia raggiunto il quorum, credo che sia stata una scelta perseguita da molti. Io credo che non fosse che rispetto a questo obiettivo, diciamo, anche la data delle elezioni 12 giugno così tardi, così in avanti, sia stata una scelta voluta per tentare di far mancare il quorum al referendum. Su questo, diciamo, soprattutto i promotori del referendum dovrebbero insomma interrogarsi anche rispetto al governo che ha indetto queste elezioni per il 12 giugno con tra l'altro ballottaggi che saranno il 26 di giugno, per cui capite bene quanto si abbia voglia di favorire la democrazia. Ci dispiace per il quorum, ovviamente, dicevo perseguito anche perché comunque trovo abbastanza discutibile che nell'ultimo mese quasi dalla sua parte si ritenesse di parlare di questi quesiti referendari. Sono contenta del fatto che i dati dicono che gli elettori di Fratelli d'Italia hanno seguito le indicazioni del partito sia partecipando al referendum. Vedevo ieri un dato in forza del quale gli elettori di Fratelli d'Italia erano i più, diciamo, massicci nella presenza nel voto referendario e anche nelle indicazioni che abbiamo dato. Questo è abbastanza verificabile, perché voi sapete che noi eravamo l'unico partito che diciamo teneva una posizione che non era tutta per 5 sì, noi votavamo 2 no e 3 sì, e i dati, come vedete, ci sono, perché mi pare che due referendum, quello sulla custodia cautelare e quello sulla legge Severino, su quale Fratelli d'Italia ha dato indicazione di votare no, i dati siano sopra il 40% del no. E quindi siamo contenti che i cittadini abbiano, diciamo, come sempre, anche in questo caso, seguito la nostra indicazione sia di andare a votare e anche, insomma, di come votare. Credo però che, diciamo, nella mancanza di quorum si tradisca anche l'idea che gli italiani chiedono alla politica di fare il suo lavoro. È vero, e io rivendico il fatto, ed è giusto, che per noi sarebbe stato molto importante avere, insomma, una mobilitazione significativa degli italiani sul tema della giustizia per far capire che la giustizia ha bisogno di essere riformata. Però i temi molto tecnici dei quesiti certo non aiutavano, per cui probabilmente quello che gli italiani vogliono dirci è la politica si assuma le sue responsabilità, perché queste sono materie del Parlamento della Repubblica. Poiché tra i promotori del referendum trasversalmente, se si va a guardare, potrebbe esserci una maggioranza nell'attuale Parlamento su alcune delle questioni che sono state poste ai referendum, mi riservo e ci riserviamo di portarle nella sede propria queste proposte, che è la sede del Parlamento della Repubblica Italiana, e di chiedere ai partiti che si sono mobilitati per il referendum da una parte e dall'altra di dimostrare che ci credono e votarli. Così la politica fa il suo lavoro e cerchiamo di dare delle risposte ai cittadini. Questo è tutto quello che volevo dirvi, se avete delle domande ovviamente sono qui, grazie. Io ho due domande. Ah. Prima le signore. Due domande. Una, mi riferisco a Letta, lei prima appunto parlava del centro-sinistra. Letta spesso dice: ah, non possiamo al voto, stiamo attenti, lasciare il governo alle destre. Insomma, se ritiene questa frase accettabile anche nel confronto, diciamo, degli elettori che comunque decidono loro. Una domanda e poi la lascio. Vado a memoria, voi credo che dal 2011 con Monti siete all'opposizione. Secondo lei ha pagato questa coerenza? Se ricordo la data, insomma, non vorrei
la coerenza, diciamo, di stare all'opposizione? Dunque, tanto su Enrico Letta ho detto già tante volte che questo Partito Democratico forse dovrebbe ragionare di cambiare nome, perché hanno qualche problema col tema della democrazia. Io non so come loro interpretino la democrazia, ma democrazia significa, a casa mia, secondo la Costituzione italiana, che gli italiani decidono chi governa. Non lo decide Letta, ringraziando Dio, non lo decidono i circoli così della sinistra progressista, non lo decidono gli opinionisti, non lo decide la Goldman Sachs, non lo decidono i potenti, lo decide il popolo, che è il potere più forte di tutti. E noi abbiamo dimostrato che con una politica seria, che ha il coraggio di affrontare i temi, sa che cosa penso che abbia pagato Fratelli d'Italia? Certo, la coerenza di tenere le posizioni e mantenerle, perché le nostre sono posizioni di convinzione, ma io credo che ci sia anche una serietà nell'affrontare anche problemi spinosi, nel capire le grandi questioni del nostro tempo, che altri negano, no? E che noi abbiamo sempre tentato di porre, anche quando era sconveniente porre, abbiamo cercato anche di offrire delle risposte. Lei ricorderà che per anni noi siamo stati definiti autarchici perché ponevamo il tema delle catene di approvvigionamento fondamentali, no? Cioè dicevamo che l'Europa non può dipendere completamente, per esempio, sul tema dell'approvvigionamento energetico, non può dipendere completamente quando si tratta dei prodotti alimentari fondamentali, no? Perché altrimenti noi siamo tutti in balia di realtà che non governiamo. Noi lo abbiamo posto, ma da un decennio, questo tema, e ci dicevano: ah, perché la sinistra, la destra sovranista, autarchica, che vuole fare da sola? Non è questione di fare da sola, è questione di capire che la globalizzazione senza regole ti può portare dei problemi. Ci avete detto che avrebbe risolto tutti i problemi, guardate, non li risolverà. Perché noi oggi ci presentiamo all'appuntamento con la storia con una guerra in Europa e non abbiamo niente. Non abbiamo autonomia energetica, abbiamo catene di approvvigionamento troppo lunghe, non abbiamo autonomia alimentare, non abbiamo oltretutto una politica di difesa, una politica estera, no? Quindi anche i temi che abbiamo posto sull'Europa erano veri o erano falsi? Poi le soluzioni, ognuno ha delle soluzioni, sono per un'Europa confederale, altri ne ha, ma non si può far finta di dire che il problema non c'è. Cioè oggi un'Europa che nasceva come comunità economica del carbone e dell'acciaio, cioè per affrontare il tema energetico e delle materie prime, è molto esposta sul tema delle materie prime e dell'energia. Ha funzionato? Secondo me no. Ma noi non abbiamo negato che un problema esistesse, gli altri lo hanno negato. E poi quando sono arrivati gli shock, quando sono arrivati i problemi, si è scoperto che avevamo ragione noi sulla capacità di interrogarci sulle grandi questioni e di dare delle risposte. La sinistra, che non sa come rispondere su queste materie, come non sa come rispondere sulla vicenda dell'immigrazione, perché anche qui non le voglio vedere le immagini dei profughi ucraini, e non le sembrano un tantino distanti dalle immagini che noi abbiamo visto in questi anni di quelli che chiamavano profughi e arrivavano, no, a Lampedusa. Cioè lei oggi vede donne e bambine scappare da una guerra, e invece noi per anni abbiamo visto uomini soli in età da lavoro che arrivavano e chiamavano profughi. Immigrazione e diritto d'asilo sono due cose completamente diverse, non le puoi governare come se fossero la stessa cosa, perché tra l'altro impatti sul più debole, che è il profugo. Abbiamo detto? Sì, oggi si scopre che era così. Oggi noi abbiamo il problema che rischiamo di non poter dare ai veri profughi ucraini tutta la solidarietà che meritano, perché abbiamo le quote coperte da gente che con la guerra non aveva nulla a che fare, e qualcuno queste cose le ha dette. Io credo che questo abbia diciamo dato profondità al progetto di Fratelli d'Italia. E sul fatto dell'opposizione, io sento spesso dire questa cosa dell'opposizione: facile, più difficile governare. Certo che è più difficile governare, io lo so bene, è la ragione per la quale, e credo che questo paghi nel racconto di Fratelli d'Italia, non sono disposta ad andare al governo a ogni costo. Io sono disposta con Fratelli d'Italia ad andare al governo se ho le condizioni per fare quello che ritengo vada fatto, mentre noi abbiamo una politica che molto spesso dice: vabbè, intanto andiamo al governo, poi vediamo che succede. Perché non abbiamo sostenuto il governo Draghi? Perché era inevitabile che in una repubblica parlamentare un Parlamento a maggioranza PD 5 Stelle non potesse fare quello che secondo noi era giusto fare. Lo stiamo purtroppo vedendo, noi siamo una repubblica parlamentare. Se avessero approvato il presidenzialismo che Fratelli d'Italia ha portato in aula due settimane fa, allora le cose già sarebbero diverse. Credo che anche questa serietà paghi, ma noi siamo assolutamente pronti a governare, e quando la democrazia, diciamo, dovesse palesarsi anche qui in Italia, se gli italiani ci daranno questa occasione di governare, però con le persone che hanno con noi una compatibilità di idee, quindi col centrodestra,
garantiamo che ci assumeremo anche questa responsabilità. Prego. Sì, due domande. La prima, la questione siciliana, perché la Galla è il nuovo sindaco, c'è però anche la questione del nome del possibile candidato come governatore. Voi sostenete, continuate a sostenere Musumeci, su quello però l'unità del centrodestra non sembra essere così granitica, quindi le chiedo un commento su questo. La seconda cosa, pochi giorni fa lei in un'intervista alla 7 ha detto una cosa che mi ha colpito, ha detto: quando noi eravamo, diciamo, una forza piccola all'interno del centrodestra, era palese che chi prendeva un voto in più dovesse essere il partito che poi esprimeva, diciamo, la leadership. E ha detto: adesso non mi sembra più che, cioè, come se qualcuno storcesse il naso all'idea che si possa ripetere adesso che siamo noi i primi. Allora la domanda è: a quali condizioni il centrodestra può rimanere insieme, visto che non si cambierà la legge elettorale, che quindi sarà normale convergere? Perché questa cosa mi ha colpito, perché come se lei avesse subodorato qualcosa all'interno di una coalizione che non vede bene di buon occhio il fatto che possa essere Fratelli d'Italia ad esprimere la leadership. Allora guardi, sulla Sicilia ne parleremo nelle prossime ore. Io chiaramente oggi è un giorno nel quale noi come centrodestra dobbiamo essere contenti, fieri del lavoro che abbiamo fatto, e quindi, diciamo, partiamo da qui, da quello che vi ho detto prima, no? Quando noi riusciamo a lavorare in modo compatto e a dare una idea chiara di cosa siamo, e tendenzialmente la gente lo riconosce. Ne parleremo nelle prossime ore. Chiaramente noi abbiamo le nostre idee. Ho letto qualche dichiarazione che francamente ho trovato fuori luogo per questa giornata da parte di altri. Voglio dire questo: noi, che comunque siamo una forza che oggi non è secondaria all'interno della centrodestra, non diamo out, ci aspettiamo che non li diamo neanche gli altri, anche perché, come ricordavo, in Sicilia se oggi c'è un sindaco che vince il primo turno a Palermo, lo si deve a Fratelli d'Italia, perché altri avevano fatto altre scelte. Noi abbiamo fatto un passo indietro, fare tutti insieme un passo in avanti, e abbiamo avuto ragione. Quindi, diciamo, fidiamoci un po' di più anche della buona volontà, no? Dei risultati che può dare, così, insomma, ascoltare anche quelle che sono le indicazioni che arrivano da Fratelli d'Italia. Sul tema delle condizioni del centrodestra, io l'ho già dette in particolare a Milano e ricorderà la conferenza programmatica. Le regole, intanto, le regole devono valere per tutti, cioè quello che io dicevo nell'intervista a 7, a parte la vicenda della serotonina, è che delle volte ho avuto l'impressione che le regole non valessero per tutti, no? Leggevo Salvini dire qualche giorno fa: un governatore che ha ben lavorato si ricandida, parlando di Fontana, però poi sulla Sicilia si tiene un'altra posizione. Quindi è come, io delle volte ho l'impressione che le regole cambino a seconda di, invece sono una persona di destra, per me le regole valgono, e quindi io chiedo che ci siano regole chiare e che valgano per tutti. Sono contenta di aver sentito dire negli ultimi giorni che vale ancora la regola che il primo partito, in caso di vittoria alle elezioni politiche, è anche quello che ha l'onere, eventualmente l'onore, di guidare il governo, cioè è quello per il quale si va a chiedere l'incarico al Presidente della Repubblica, come io chiesi l'incarico per Matteo Salvini quando nel 2018 noi arrivammo primi alle elezioni e la Lega era prima all'interno della coalizione. Nelle ultime ore mi pare che un po' si sia chiarito, ma lei ricorderà che ci sono state diverse settimane in cui anche questo tema era diventato una specie di tema tabù. Ecco, io chiedo regole chiare che valgano per tutti, poi ognuno si misura, e secondo me le regole servono per andare d'accordo, perché io voglio andare d'accordo con la coalizione. Credo che il clima che si crea nella coalizione sia anche fondamentale, no? Per come si fa la campagna elettorale, come si lavora ed eventualmente come si governa il giorno dopo. Quindi questo è un tema. L'altro tema è l'orgoglio di rappresentare questa metà campo. Cioè, mi si dica se l'opzione di governare, diciamo, in maggioranza, di far parte di maggioranze arcobaleno, è un'opzione che si prende ancora in considerazione, lo si dica con chiarezza. Nel 2018 noi facevamo durante la campagna elettorale, ricorderete anche questo, una manifestazione nella quale appunto invitavamo tutta la coalizione a firmare il famoso patto antinciucio.
quella manifestazione io mi sono ritrovata con due poltrone vuote a fianco, ma gli italiani sono trovati tre governi che l'hanno massacrati, non mi pare che abbiamo fatto, diciamo, un affarone. Per cui su questo credo che sia importante la chiarezza di dire prima del voto, indipendentemente dal fatto che rimanga questa legge elettorale, come ormai credo, che è una legge che prevede le coalizioni, ma se si prende in considerazione di fare maggioranze con altri partiti ed eventualmente quali. Io credo sia un fatto di chiarezza questo, che si deve ai cittadini prima di andare al voto. Mi aspetto che anche gli altri, che oltretutto ci siamo passati, quindi diciamo nelle idee ancora più chiare delle mie, su questo siano molto chiari. Queste sono le cose che abbiamo già detto e che ribadisco a maggior ragione oggi, perché mi pare che gli italiani di centrodestra siano sostanzialmente d'accordo su questo. Brevissimamente, ieri Calderoli l'ha inserita all'interno dei complottisti che hanno lavorato contro il referendum. Oggi Salvini, durante la conferenza stampa, commentando anche il risultato delle elezioni, sottolineava il fatto che il centrodestra diviso perde. La Lega ha dimostrato, come in Sicilia ad esempio, facendo un passo indietro. Quello che non si riesce bene a capire è che cosa vi divide in questo momento, perché sembra più una guerra tra lei e Salvini che alla fine potrebbe penalizzare entrambi. Secondo lei che cosa vi divide in questo momento rispetto a quella che è la visione della Lega? Io mi riferisco alla Lega come primo partito in termini numerici. Guardi, che cosa ci divide? Nella visione, diciamo, sulle grandi questioni mi pare sembra che ci si divida solo sui nomi. Ha sempre avuto una compatibilità, e poi ci sono mille sfumature che cambiano, ovviamente. E io... Questa non è una cosa che lei deve chiedere a me, perché io sono venuta qui e obiettivamente non mi va di fare polemica, no? Cioè Calderoli, complottisti, non complottisti, uno guarda i dati e questa tesi non si può sostenere, così come non si può sostenere la tesi che è stata sostenuta negli ultimi giorni di campagna elettorale, per cui Fratelli d'Italia aveva diviso il centrodestra in alcune città, perché se lei va a guardare, noi siamo andati insieme quasi dappertutto, ci sono state alcune città nelle quali non siamo andati insieme, in una c'eravamo noi e Forza Italia e la Lega stava da sola, in una c'eravamo noi da soli e la Lega e Forza Italia stavano da soli, in un'altra c'eravamo noi e la Lega e Forza Italia stava da un'altra parte, quindi non è che si può dire è Fratelli d'Italia, ci sono delle città dove non ci siamo messi d'accordo. Torniamo a quello che dice Alessandro Tabaglione, no? C'era la domanda di Tabaglione, un po' diciamo, è come se anche se le cose, diciamo, tutti quanti facciamo bene, facciamo male, c'è quando sbagliamo, c'è quando... Però poi c'è sempre, come se ci fosse sempre un unico colpevole. Per questo, questo non mi sembra normale, ecco, ma lo dico al fine di risolverlo, perché poi, per dire, siamo tutte persone mature, ci sono dei momenti, ci sono stati momenti di frizione, però oggi è un giorno in cui festeggiare, un giorno in cui noi abbiamo delle indicazioni importanti sul futuro, e quindi non credo che sia un giorno per fare polemiche. Insomma, poi gli italiani giudicano e hanno giudicato, no? Ma mi pare che alla fine abbiamo lavorato insieme, abbiamo fatto una bella campagna elettorale, siamo riusciti in chiusura di campagna elettorale, abbiamo fatto anche delle manifestazioni insieme in alcune città, abbiamo un ballottaggio davanti, direi di lavorare sul bicchiere, no, quasi pieno, piuttosto che sul dito di acqua che manca. Sul dito di acqua che manca lavoreremo possibilmente anche alla fine di un ballottaggio che spero possa vedere confermata la vittoria, ancora di più la vittoria del centrodestra e questa elezione amministrativa. Okay. Presidente, l'ha detto prima, commentando le basi delle 5 Stelle fondamentalmente, però oggi in concreto cosa si aspetta da Conte? Io da Conte non mi aspetto niente per principio, diciamo, no, non mi permetto, ma adesso a parte la battuta, non è che mi permetto di dire agli altri che cosa devono fare, e non mi infilo nelle dinamiche degli altri partiti. Io sto dicendo che oggi mi aspetterei che una politica responsabile dicesse è finito il governo e si va al voto, perché questo Parlamento che tiene in piedi l'attuale governo non rappresenta l'Italia. Questo mi aspetterei da tutti, ok? Da Conte e le dinamiche interne del Movimento 5 Stelle, io si figuri, queste sono cose che fanno gli altri con noi. Io non mi permetto di dire agli altri come devono fare il loro lavoro, faranno le loro valutazioni. Io ho fatto una valutazione che mi interessa dei 5 Stelle, non tanto per il dato dei 5 Stelle, ma per il dato dei 5 Stelle in rapporto al sostegno al governo Draghi. Oggi i 5 Stelle, di fatto, sono il principale partito che tiene in piedi un governo e non esistono più, insomma, non rappresentano più quello che rappresentano in Parlamento. È un tema di democrazia o no questo? Cioè noi abbiamo persone che stanno decidendo PNRR 250 miliardi, cioè in mezzo a una tempesta, e stanno decidendo persone che obiettivamente
non rappresentano più quello che c'è in Parlamento. Questo è il motivo per cui ho affrontato il tema, poi oltre a quello che bisogna fare. Rispetto ai suoi alleati invece ha parlato di pressioni rispetto al governo. Le chiedo se chiede ufficialmente a Salvini e Berlusconi di lasciare il governo Draghi. Ma guardi, io di solito non pongo mai le questioni così, ho detto quello che volevo dire e poi gli altri faranno le loro valutazioni, fossi loro io farei. Russo per N24, volevo chiedere una curiosità, faceva riferimento a quella narrazione sbagliata della sua classe dirigente, lo si diceva nel 2019 quando Fratelli d'Italia alle europee superò Forza Italia, lo si dice ancora oggi quando sorpassate la Lega. E avete investito molto anche nelle scuole di formazione, lei sente che la sua squadra comunque è cresciuta in questi anni oppure è davvero una narrazione sbagliata? Ah, guardi, sicuramente tutti cresciamo. Noi siamo un partito che ormai ha 10 anni di vita, al netto dei percorsi dai quali proveniamo, no? Per cui chiaramente ciascuno impara da anche, fa esperienza, lavora e cresce, come sono cresciuta io rispetto a quando ho fondato Fratelli d'Italia. Però io credo che di base la classe dirigente di Fratelli d'Italia sia sempre stata una classe dirigente al di sopra della media. Sa perché? Perché noi ci siamo dovuti guadagnare ogni singolo centimetro di questo, dei nostri risultati con sangue e sudore, no? Cioè con le unghie, e quindi non potevamo permetterci una classe dirigente che fosse improvvisata. Cioè di Fratelli d'Italia si racconta questa cosa, ma io ricordo che Fratelli d'Italia oggi fa opposizione da sola con il 5% dei parlamentari alla Camera e al Senato, e la sfido a cercare un provvedimento sul quale non ci sono le nostre proposte, tra l'altro molto qualificanti, e le nostre soluzioni. Noi riusciamo a portare a casa dal 5% dell'opposizione proposte di legge, soluzioni, quando ci si sta a sentire, no? Questa non è una classe dirigente che si può definire inadeguata, e credo che anche a livello territoriale il risultato di oggi lo dimostri, perché guardi che insomma vedere quei sindaci che vengono quasi tutti confermati al primo turno è una bella soddisfazione per me che sono attenta. Senno di poi su Parma e Catanzaro farebbe le stesse scelte? Col senno di poi su Parma e Catanzaro farei sì le stesse scelte, ma sono state delle scelte motivate. Dopodiché chiaramente io, per quello che riguarda i ballottaggi, in effetti questo non l'ho detto, grazie per la domanda, io sono sempre, diciamo, sono sempre alternativa alla sinistra, per cui diciamo raccolgo l'indicazione che arriva dagli elettori di Parma e di Catanzaro e poi valuteremo chiaramente con la classe dirigente locale, perché queste sono cose che si valutano nei tempi, nei modi, come fare e come non fare, però io sono sempre alternativa alla sinistra e so dove deve passare il Fratelli d'Italia. Vi ringrazio, buon lavoro. Ciao.